bentornate nel mio canale, come state? Allora, oggi è domenica 10 luglio, parlo a bassa voce perché ho i gemellini che stanno facendo il riposino, sono le 13:26 e ho finalmente un momentino per chiacchierare con voi. Allora, oggi sarà un video dedicato ai miei trucchetti per disinfettare e profumare casa. Ho qui tutti i prodotti da farvi vedere e mi sono anche scritta una scaletta di cose, insomma, che vi voglio dire. Avrete visto a inizio video qualche clip appunto di pulizia, un po' diciamo come mi organizzo io e come piace profumare e igienizzare casa a me, quindi questo diciamo è il mio metodo. Ho scoperto da un po' di tempo un po' di prodotti che vi voglio far vedere, di cui vi voglio parlare. Non è un video sponsorizzazione, non è collaborazione, è semplicemente la mia esperienza per quanto riguarda i prodotti per pulire. Tutti i prodotti comunque economici, reperibili e insomma con prezzi veramente ultra accessibili, perché sapete comunque che io cerco sempre di risparmiare, trovare cosine comunque nuove per quanto riguarda le pulizie, ma pur sempre a prezzi contenuti. In più ho anche una busta qui di prodotti finiti, così lo inserisco un po' in questo video e oggi ci dedichiamo un po' alle pulizie, un po' a parlare di prodotti. So che a voi comunque, a diverse di voi piace, fatemi sapere se comunque questa tipologia di video vi può piacere. Allora, avrete visto che ho iniziato, diciamo, la mia routine di pulizie mattutine aprendo le finestre. Quindi, secondo me, la prima cosa da fare, comunque la prima cosa che faccio io è aprire le finestre, areggiare le stanze, far entrare l'aria pulita, fresca, che sia estate o che sia inverno. Ovviamente se è inverno chiudo le porte perché ho i bambini piccoli, quindi apro le finestre. In questo periodo di caldo mi piace cambiare le lenzuola veramente ogni 2 giorni, mi piace averle fresche, pulite, proprio sdraiarmi e sentire la sensazione di pulito nel letto. Quindi prima cosa apro le finestre, seconda cambio le lenzuola e spruzzo uno spray disinfettante sul materasso. Sto utilizzando questo di Emulsio Aromatherapy Profumo Ambiente, crea l'atmosfera di una spa con oli essenziali e in più comunque disinfetta. Costa 2,99 € e dura insomma abbastanza perché io lo uso in tutta la casa, sul divano, sulle tende, sui tessuti. Dopodiché passo, intanto io guardo la mia scaletta, passo il bagno lo pulisco comunque 2 volte al giorno, la mattina lavo anche a terra, invece la sera do bene o male una passata perché mi piace comunque vederlo fresco e pulito, in casa comunque siamo in 6, quindi viene usato tanto, e utilizzo la papera WC DAC, quella blu, la metto proprio all'interno del WC e poi con la spazzola gratto bene e metto quasi sempre anche un tappino di candeggina che secondo me mantiene il WC bello pulito. Utilizzo poi uno spray per il bagno, in questo periodo sto usando questo Ajax, ha un profumo equivalente a quello di un ammorbidente, ve lo consiglio, pagato mi sembra 1,99 comunque sotto i 2 euro. Invece la papera WC DAC, se la trovo, è questa, quella che utilizzo all'interno del WC, è il mio prodotto preferito in assoluto, è disinfettante, è colorato e profuma tantissimo, quindi io utilizzo questo. Tra l'altro questo Ajax è anche per i pavimenti, quindi con meno di 2 euro potete pulire il bagno e anche lavare a terra, quindi è super. Dopo il bagno avrete visto che sono passata alla pulizia del soggiorno, quindi divano e tessuti. Quindi io tutte le mattine tolgo il telo del divano, lo sbatto fuori, lo lavo ogni 2 giorni, lo sbatto fuori, gli faccio prendere aria. Quest'oggi invece l'ho direttamente cambiato. Comunque abbiamo anche un cane, quindi mi sento più sicura così. Utilizzo sempre acqua calda e alcol, eccolo qua. Utilizzo un pannetto in microfibra e lo pulisco per bene. In questo modo riesco a rimuovere i peletti, la polvere e mi fa sentire più tranquilla, mi fa sentire proprio quel profumo di pulito che piace tanto a noi donne. Dopodiché spruzzo il mio emulsio
così lo profumo e lo igienizzo ancora meglio. Molte volte utilizzo anche l'aspirapolvere, quindi il pezzo diciamo per aspirare il divano. E delle volte utilizzo anche il bicarbonato, che anche quello ha veramente delle proprietà igienizzanti super. Dopodiché rimetto il telo, rimetto i cuscini e spruzzo sempre un po' di disinfettante e un po' di profuma tessuti e ambienti. Questo qua della Sweet Home l'ho provato da poco, ma lo adoro. Profumazione blu come sempre, con oli essenziali di Etea Tree, antibatterico naturale, 2,59 euro, ma lo trovate anche in offerta 1,99 euro. Io questo lo spruzzo sui tessuti, sui materassi e nell'aria. Ha un profumo, credetemi, fantastico. Dopodiché proseguo con fare la polvere al mobile del soggiorno. Utilizzo sempre questo pannetto. Questo non è Swiffer, lo Swiffer è ancora meglio, ma lo compro quando lo trovo in offerta. Questo qui ho pagato il kit con 3 pannetti, 3 euro, quindi mi sono adeguata a questo qua. Utilizzo questo prodotto che per me veramente è una rivelazione: emulsio mangiapolvere, antistatico igienizzante, barriera antistatica. La polvere non si deposita per giorni, rimuove germi e batteri multisuperficie. Quindi io lo spruzzo sul pannetto, un po' sul mobile e in estate comunque ci metto pochissimo, ma lo pulisco tutti i giorni. Io ho un open space, quindi non ho un ingresso e aprendo continuamente la porta si deposita sempre una sabbiolina, come anche sul balcone. Questo prevalentemente in estate, in inverno c'è meno questo problema, quindi magari la polvere la faccio ogni 2, 3, 4 giorni. Dipende un po' anche a me come mi gira. Molto spesso accendo le candele. In questo periodo sto usando quelle di Avaimei perché me le hanno inviate, quindi mi sono stata omaggiata. E vi lascio, se avete piacere, il codice sconto. Sono sempre quelle, quindi ho quella grande verde che fa un profumo delizioso. E qui ho praticamente questo qui di Avaimei, che ormai è a metà, è buonissimo, e anche lo spray per profumare. Hanno una profumazione molto persistente e a me piace tanto. In più ho acquistato sempre della linea Sweet Home, che io sto amando, per 2,50 euro questo profumatore, e mi piace tantissimo anche a livello estetico. Dopodiché andiamo avanti e proseguiamo con la cucina. Quindi lo sapete, molte di voi sanno, chi mi segue, che la mattina cerco di portarmi avanti tutte le pulizie e più cose possibili, in modo poi da poter uscire con i miei bambini, da riuscire a fare più cose anche con loro. Dopo aver cucinato per la giornata, le pappe e quello che devo fare, insomma, utilizzo quasi sempre la linea Verta anche per la cucina. Questo è il mio preferito. Questo è quello in profumazione blu. Questo qui è un multiuso aceto di lamponi igienizzante. Quindi io passo sempre più volte al giorno questo spray. Non serve che lo risciacquate, è molto veloce, molto buono, lascia una bella sensazione di pulito, di aceto e lascia il piano del lavoro lucidissimo. Questo costa 2,19 euro a prezzo pieno, ma a volte lo trovo a 1,89 euro. Dopodiché avrete visto, ho messo a lavare i biberon, per i quali io utilizzo Amukina. Ho provato diversi sterilizzatori, ho provato Kiko, ho provato Neomed, mi pare che fosse, però quello con cui mi trovo meglio è Amukina. Adesso ho comprato il flacone grande da 1 litro a 5,60 e con quello andrò avanti veramente tanto. In più Amukina potete utilizzarlo per lavare frutta, verdura, per pulire, lo potete mettere nel secchio per lavare a terra, ci potete fare le pulizie, quindi comunque è un prodotto che può essere utilizzato per più cose, quindi più cose, scusate, è multifunzionale.
Dopodiché aspiro sempre minimo 2 volte al giorno perché ripeto, ho il cagnolino, i bimbi che gattonano, comunque briciole, comunque insomma il pavimento lo passo 2 volte al giorno, la mattina e la sera quando faccio le pulizie serali. E dopo lavo a terra solitamente il pomeriggio, prima di mettere a letto i bambini, quindi alle 13. Questa mattina l'ho passato prima il moccio perché poi sono uscita, sono andata fuori con mia mamma, mia sorella, la mia amica e quindi volevo lasciare casa pulita, insomma, anche se poi è rimasta mia suocera, ma insomma, ho lasciato tutto fatto così lei si è potuta riposare. E quest'oggi ho provato a mettere Ajax all'interno dell'acqua, a parte un profumo celestiale buonissimo, l'ho trovato veramente molto pulente. Ajax è un marchio che mi piace tantissimo, quindi andrò avanti a fare così. Infine, dopo aver comunque concluso la pulizia delle camere, del bagno, del soggiorno, cucina, quasi tutti i giorni, non proprio tutti i giorni, ma insomma minimo ogni 2-3 giorni lavo il balcone. Per lo stesso motivo del balcone, del soggiorno si deposita sempre sabbiolina e poi mi piace vederlo bello pulito, anche perché magari camminiamo scalzi, insomma mi fa sentire più sicura così. E ho utilizzato semplicemente acqua calda e di nuovo alcol. E mi dà proprio quella bella sensazione di pulito, di lucido, di profumato. Quindi il balcone lo pulisco così. Passo sempre anche la panchina che abbiamo fuori, il tavolino, apro l'ombrellone, insomma, per me è un piccolo angolo di paradiso. Infine, lavatrice. Lavatrice, avete visto che utilizzo il fustino della Biopresto per lavare, uso la polvere perché mi trovo molto bene, non mi crea problemi. Metto direttamente nel cestello la polvere così sono sicura che non mi crea palline, perché ogni tanto può capitare. Utilizzo il prodotto della spuma di champagne, non sempre, quest'oggi l'ho usato perché ho messo le lenzuolo magari quando faccio le lavatrici dei bimbi. Lo spuma di champagne additivo igienizzante, così sono più sicura. E infine il mio ammorbidente preferito, che è quello della Mon Amour Blue, che voi ormai molte di voi conoscono. E basta, diciamo così. Ho finito la mia scaletta, quindi questi sono i miei metodi per profumare casa. Mi sono dimenticata di dirvi che avrete visto che quando ho pulito il divano, oltre acqua calda e alcol, ho inserito un tappino di Vernelle. Questo qui ha un profumo buonissimo. Costa, mi sembra, 2,39 euro, ma era in offerta 1,99 euro. E dice creato dalle migliori case profumiere francesi. Beh, vi assicuro che è buonissimo. In questo modo, oltre a igienizzare e pulire il divano, lo rendo ancora più profumato e utilizzo questo. Ogni tanto capita magari che prendo come si chiama? Un vasetto, insomma, ci metto dell'acqua e magari ci metto un tappino di ammorbidente e profuma tantissimo la casa. Lo potete fare anche sui caloriferi, ecco, questa è una cosa più magari invernale. Metto l'acqua, un tappino di ammorbidente che mi piace, sapete, Mon Amour o comunque ogni tanto cambio, ma sempre profumazioni blu e vado avanti così. Insomma, ragazze, spero che questi trucchetti, devo vedere quanti sono così. Vediamo quanti ve ne ho detti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mi sembra, sì. 12 trucchetti vi siano piaciuti. Fatemi sapere se avete piacere i vostri. Fatemi sapere se insomma i miei vi sono piaciuti, li trovate buoni come metodi. E nulla, insomma, questi quindi sono, diciamo, un po' i miei prodotti preferiti per quanto riguarda profumare, igienizzare e pulire casa. Adesso, ragazze, iniziamo con i prodotti finiti, che vi dirò, sono quasi tutti promossi. Allora, iniziamo dalla candeggina, che per me non manca mai in casa. Questa la pago 49 centesimi, è 1 litro, Blue Kiss, marchio economico delle Sirene Blu. La utilizzo per lo più in bagno, nel WC e per pulire la doccia. Questa ormai sapete bene, ne ho parlato anche prima, è per il WC, credetemi, ha un profumo delizioso, poi ovviamente i profumi sono sempre soggettivi. Finito, Vert Chantecler, quello classico Marsiglia che però utilizziamo per
lavare qualche cosina di vestiario a mano per le scarpe, insomma, questo qui non lo usiamo in cucina, lo teniamo in bagno appunto per fare queste cosine qua, ma è ottimo. L'Isoform disinfettante, freschezza di agrumi, mi è piaciuto molto per come pulisce. Il profumo preferisco freschezza alpina. Smack Express bagno igienizzante, l'ho trovato ottimo, lo ricomprerò, mi è piaciuto molto. Finito, emulsio cattura odori, spray igienizzante con alcol, elimina gli odori, brezza marina. Questo qui lo adoro un po' come questo, quindi Emulsio ormai è diventato il mio marchio preferito insieme a Vert Chantecler. Finito questo Fibrizzi tessuto, elimina gli odori persistenti. Mi sono trovata molto bene, non posso negarlo. Però da quando ho scoperto questi, devo dire che preferisco di gran lunga questi. Hanno un profumo molto più accentuato e persistente. Però è ottimo anche lui. Un'altra di candeggina. Ah, ecco, questo qui è il mio multiuso preferito. Come vi dicevo prima, è questo qui all'aceto di lampone e questo qui in colore blu. Deterge, rimuove germi e batteri. Io lo uso per tutto: seggioloni, tavolo, sedie, piano di lavoro, gas. Quindi credetemi, è ultra promosso. Super idratante Venus, buonissimo, sembra di lavarsi con una crema idratante, mi piace molto. Baby Moments per i gemelli, utilizzo ovviamente quelli appositi per i bimbi piccoli. Questo qui è molto buono, ha un ottimo profumo ed è con ingredienti naturali. Hop, questo qui, Fiordalisa e tè verde, credetemi, ha un profumo delizioso, quindi come vedete mi piacciono proprio tanto. Finito questo Dove anticrespo, non mi sono trovata benissimo, devo essere sincera. Finito, guardate qua, non ce n'è proprio più. Finito emulsio per la polvere, ricomprato subito perché veramente è una bomba. Ricarica del sapone, questo qui è un sapone, lo chiamo io da battaglia, nel senso che quando si hanno bambini che arrivano da fuori, mamma mi lavo le mani, e ci vanno giù pesanti. Questo qui costa poco, è buono, pulisce, quindi va benissimo. Ormai è inutile che compro i saponi piccolini perché dopo 2 giorni, per modo di dire, è già finito. Ammucchina, eccola qui. Questo qui è oddio, non mi viene la parola, è il flacone piccolino che ho utilizzato prima di comprare quello grande che ho nel mobile. E sebbene fosse piccolo mi è durato tantissimo perché comunque lo utilizzo alla fine solo per i biberon, anche se comunque si possono fare le pulizie come dicevo prima, lavare gli ortaggi, però lì per lì non pensandoci lo tengo nel mobile dei bambini e lo utilizzo per quello, ma è ottimo, credetemi. Fustone questo è della Sole. Io compro Sole e Biopresto, sono quelli con i formati che trovo più grandi da Sirene Blu e quelli che utilizzo ormai da anni e mi trovo veramente benissimo. Finito questo detergente intimo neutro Robex fresco, io compro quasi sempre profumazioni sul fresco, sul verde, mi piace molto, lo utilizziamo tutti. E finito il balsamo Dove, che comunque, come vi dicevo, non mi sono trovata molto bene. E queste salviettine della Liabel per i bambini, per i gemelli, che compro alle Sirene Blu, 72 pezzi, è ideale per cambio vestito e manine, però vanno a ruba, nel senso che non le trovo mai tanto spesso, perché sono tante, sono buone, costano 99 centesimi. E nulla ragazze, questi sono i prodotti finiti, non sono tantissimi, ma... Insomma, preferivo più concentrarmi sui trucchetti per profumare e disinfettare casa. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, aspetto i vostri commenti, vi mando un bacio enorme e ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio.